Benvenuti all'audiolibro Acido lattico essenziale, scritto e letto da Gianmario Migliaccio. Che poi sarei io. Prefazione. Forse nello sport non c'è cosa più nota: l'acido lattico. Se oggi andassimo al bar e qualcuno ci chiedesse: ehi, tu che fai sport, mi spieghi questa cosa dell'acido lattico? Beh, sicuramente non ti tireresti indietro e qualcosa la diresti anche tu, ne sono sicuro. E forse anche tu. E allora perché hai comprato questo ebook? Ma intanto ti consiglio di non dirlo tanto in giro, perché allo stesso bar avresti avuto tanti amici che ti avrebbero saputo dare altrettante pillole di saggezza, ma gratis. Ma è così, l'acido lattico è uno degli argomenti più noti sia nel fitness che nello sport. Ma più noti non vuol dire noti. Tutti, proprio tutti, sanno cos'è, per chi arriva, che problemi crea. A volte anche io mi metto ad ascoltare qualche suggerimento. Non si sa mai che qualcosa mi sia sfuggita. Non si smette mai di imparare, no? E poi la cosa diventa divertente. Non avrei mai creduto che l'acido lattico fosse così carico di evidenze creative. Ok, ma le evidenze scientifiche? Beh, per quelle al bar, soprattutto al bar dello sport, non credo che ne troveremo tantissime. Forse in queste pagine qualcosa da portare a casa ci sarà. Questo ebook della linea essenziale, ovvero veloce, pratico e spiegato alla nonna, ti porterà gli elementi chiave che ti consentiranno di capire meglio che cos'è l'acido lattico, come avviene la produzione, cosa causa nell'organismo e come può diventare un nostro alleato nell'allenamento. Con questo ebook, come sempre con la linea essenziale, non passerai nessun esame universitario, ma cercherai di collegare i puntini di tante informazioni che sicuramente hai, ma che non arrivano a farti completare un ragionamento che porti ad un allenamento in termini di miglioramento della performance. Con questo ebook, così come in tutti gli altri percorsi della linea più avanzata, quella Expert, non avrai mai una tabella di allenamento. E allora perché l'hai comprato questo ebook? Proprio per questo il primo capitolo io lo metto sempre a disposizione gratuitamente, perché se si cerca la tabella magica si deve sapere che da noi non si troverà mai. Noi facciamo un'altra cosa, che richiede un minimo di partecipazione e coinvolgimento anche da parte tua. Noi te lo insegneremo. Sì, sarai in grado autonomamente di capire come disegnare un programma di allenamento efficace basandoti su evidenze scientifiche e non solo sulla sola esperienza, e soprattutto ti insegneremo perché il tuo allenamento dovrà avere quelle caratteristiche. E ti promettiamo una cosa soltanto. Sì, lo so, non è tantissimo, ma è una promessa. Al termine di questo ebook avrai sicuramente il doppio dei dubbi di adesso, ma tante idee ed entusiasmo per migliorare i tuoi risultati. E allora iniziamo. Capitolo 1. Allenarsi senza stancarsi? Un coach di quelli di ferro amava dire che l'unica via che conosceva nei suoi allenamenti era lo sfinimento. Non faceva che terminare ogni volta la lezione, e non era contento, finché i muscoli dei suoi atleti non bruciassero davvero e finché non fossero tutti stramazzati a terra esausti. Se non siete stanchi vuol dire che non è servito a nulla. Questa era una delle frasi più note in palestra. No pain, no gain, dicono gli anglosassoni, e lo diceva anche lui, magari con un accento un po' più maccheronico. La logica del non c'è miglioramento senza sacrificio è un'altra regola abbastanza condivisa in ambienti noti. Ecco, infatti basta parlare tra amici, di quelli che ne sanno sempre un po' di più, e subito questa spiegazione viene data a giustificazione di tutto. Anzi, no. È vero, va sempre in coppia con un'altra, sempre basata sulle verità scientifiche dell'amico, che più o meno sentenzia così: l'allenamento migliore è quello che faccio io, a sensazione. Ecco, abbiamo detto tutto. Che dire, basterebbero queste due perle di saggezza per lasciare la scrittura di questo libro e pensare: ma se è tutto così ovvio, a che serve aggiungere altro? Ma a me piace andare controcorrente. Non per nulla ho fatto 5 volte lo stretto di Messina. L'ho fatta a nuoto perché in traghetto solo 2. E nuotare controcorrente era davvero straordinario. Soprattutto vincere con la corrente, anche perché in caso contrario la gara sarebbe stata finita. Ma ok. Parliamo invece dell'argomento clou, di questi due formidabili metodi di valutazione dell'allenamento: fatica e sensazione. Solo la fatica ti farà migliorare. Sì, solo lei, così si dice in giro. Ma io sono curioso e la mia predisposizione a cercare le evidenze scientifiche mi ha aiutato davvero.
decenni di università, di ricerche, dottorato di ricerca, test con atleti, consulenza e formazione mi hanno consentito finalmente una mattina di alzarmi deciso e motivato per affrontare con sicurezza la ricerca delle basi scientifiche del no pain, no gain. Ricordo che mi sono armato di computer, di occhiali, di riviste scientifiche e ho iniziato la ricerca all'autore più rappresentativo di questa scuola di pensiero. Ma chi sarà mai? Era sera, mi ricordo, e dopo aver cercato tutte le referenze scientifiche su Scopus, su PubMed, su ResearchGate, su Google Scholar, ho iniziato anche a cercare un po' nel grigio, insomma sono andato a cercare un po' ovunque, abstract di congressi scientifici, tesi universitarie mai pubblicate, interventi in qualche conferenza. Niente. Questo autore era sicuramente un grande innovatore, un incompreso perché la comunità scientifica lo ignorava totalmente, mentre il mondo ne era a conoscenza. Se ora stai pensando, certo, gli scienziati sono sempre stati nella loro stanzetta con il camice bianco e non si sono mai aggiornati con la realtà. Ma diciamo che qualche volta potresti avere ragione, ma stavolta no, soprattutto i meno giovani, perché questa volta non hanno davvero alibi. Loro non potevano non aver letto, da ragazzi, i contenuti dell'autore Fonda J, anzi dell'autrice. Uno dei saggi più diffusi è stato Fit and Strong, che in italiano vuol dire in forma e duro. Insomma, già da solo questo titolo è una garanzia di successo e vendite. Sì, è stata lei, Jane Fonda, che in qualche milionata di videocassette e DVD ha rivoluzionato il settore dell'aerobica nel mondo degli anni 80. È stata lei a diffondere nel grande pubblico la frase «No pain, no gain». Questa autrice ha diffuso il «Se non fatichi, no migliori» in ogni suo video come frase motivazionale. Però, persona dopo persona, qualcuno ci ha anche creduto che fosse vero. E poi non è detto che è stata neanche colpa sua, perché fin dal secondo secolo d.C. si ritrovavano scritti in aramaico che indicavano la stessa frase, però con risvolti spirituali. Nel 1650 si ritrova anche in alcuni poemi inglesi, di tutt'altra materia. E poi, ma solo poi, questa frase venne usata più volte come titolo di alcuni studi scientifici più disparati, da aspetti cardiovascolari a psicologici. Insomma, più un titolo ad effetto che una chiave per dimostrare i reali effetti sulla fisiologia. In HIT essenziale, della stessa linea scritta per far capire alla nonna, ho evidenziato che il rispetto delle corrette intensità è alla base della costruzione degli adattamenti fisiologici ed un'intensità non adeguata, pur facendo faticare, non consente di ottenere quello voluto. Ed è questo il principale problema metodologico. Essere stanchi non vuol dire essere allenati, soprattutto quando alleniamo un atleta dovendo gestire tutte le varie sfaccettature dell'acido lattico. A volte arrivare ad un livello di intensità e di fatica dove alcuni parametri devono essere perfettamente rispettati, tipo intensità, durata, frequenza, recupero, e coerentemente anche la fatica dell'atleta deve offrirci la stessa aspettativa: sensazioni di bruciore ai muscoli, frequenza respiratoria molto rapida, battito cardiaco vicino ai livelli massimali reali, sensazione di nausea e così via. Se entrambe queste due condizioni si verificano, forse ci siamo, ma magari stiamo sbagliando tutto. Ma come? Abbiamo fatto esattamente quello che c'era scritto sul manuale e abbiamo anche sbagliato? Sì, perché il nostro atleta, pur dovendo allenare un'area anaerobica lattacida particolarmente debole, non aveva la priorità in quella parte del metabolismo energetico, ma all'esterno. Ma all'esterno di che? Della cellula. La cellula è la causa di tutto. A volte, per chi ha superato con sforzi in mani l'interrogazione di scienze alle superiori, solo sentire la parola cellula fa tornare alla mente vecchi mostri del passato. Ma purtroppo il problema è lì. Quel tipo di allenamento che ha portato alla fatica precedente con grande soddisfazione e dollari di Jane Fonda ha comportato per sua natura una serie di stress metabolici cellulari. Ma non è detto che poi la cellula avesse reagito esattamente come noi avremmo voluto. In quel momento dove i nostri muscoli avevano ceduto, brucianti e contratti, le nostre sensazioni non erano di certo le migliori provate fino a quel momento. Quello probabilmente era stato causato da una massiccia produzione di lattato intracellulare, e vedremo dopo che cosa significa, che rimaneva intrappolato dentro la membrana cellulare causando una serie di effetti a catena non propriamente gradevoli. E quindi ci siamo allenati? No, non è detto.
solo la sensazione ti farà migliorare. Allora torniamo al bar di prima mattina. Dopo qualche minuto arriva Davide, il maratoneta del gruppo, lui che corre ogni giorno come se non ci fosse un domani, certo e fiero dei suoi progressi. Appena arriva ci regala la solita frase ogni mattina: anche oggi è andata, e si siede per ordinare qualcosa, ma senza zucchero, perché deve dimagrire. Accenno un «scusa, ma chi te l'ha detta sta roba, Davide?» e mi ritrovo fulminato da uno sguardo della serie «ecco, arriva lui che dice di sapere tutto e ancora non sa che lo zucchero fa ingrassare». Ok, il viso era così espressivo che ho capito al volo e ho corretto la frase in «dai Davide, scherzavo, piuttosto come ti sei allenato oggi?». Davide allora inizia a raccontarci la sua ora di corsa. Io e gli amici quindi approfittiamo per guardare qualche email, leggere il meteo e vedere chi sta postando la foto della colazione, insomma, le solite cose. Certo, penserai che noi non siamo proprio degli amici così tanto sensibili, Davide che racconta con emozione il suo allenamento e noi che facciamo finta di ascoltarlo. È vero, hai ragione, ma non oggi, e neanche ieri, e neanche la scorsa settimana, e neanche la scorsa estate. Insomma, Davide, questa ora di corsa ce l'ha già raccontata centinaia di volte, sempre uguale. A volte cambiava il vento, il sole, il freddo, il caldo, ma non lui e la sua sensazione. Insomma, si allenava sempre allo stesso modo, cercava la velocità per lui giusta e la cavalcava passo dopo passo, correndo nel flusso. È sempre lo stesso flusso, però. E alla fine, allora, gli domandiamo: Davide, sei pronto per la prossima gara? La risposta la sappiamo già, purtroppo. No, Davide non è pronto, perché sa che alla partenza starà male, cercando di stare con i primi, persone che poi conosce da tempo, che non si spiega perché vadano più forti di lui quando in allenamento li vede correre poco e mai ai suoi livelli. Ma ogni volta è così, la stessa storia. Alla gara parte con loro, stringe i denti, si infiamma, sente i muscoli bruciare, ma poi cede. Gli altri lo distaccano e lui inizia a correre con il gruppo degli inseguitori, finché anche loro lo lasceranno. Ma finalmente, dopo i primi 10 chilometri, ritrova il suo flusso e le cose si rimettono alla grande. Peccato che la gara a quel punto sia finita. Ma quando noi chiediamo a Davide: Davide, ma perché hai mollato? Ci dice tutto e qualche volta qualcosa in più. Tra le frasi più gettonate ricordo: sai, sono più giovane. Oppure: mi hanno stretto. Ed anche: ah, guarda, ho sbagliato un segnale. Mai una volta che avessi ipotizzato. Beh, forse mi sono allenato per un'altra gara. Anzi, il più delle volte ha anche aggiunto fiero: ma io sono anni che mi alleno in questo modo. Prima o poi, quando la sfortuna mi lascerà, allora vedranno con chi hanno a che fare. Eh sì, lui l'allenamento lo conosce bene. Sa che basta entrare nel flusso ed allora si vola e ci si allena. Ha trovato l'equilibrio giusto tra la fatica e il rilassamento. Un poco di meno e sente di non spingere, un poco di più e prova fastidio di acido lattico e fatica ingestibile. Lui sa cos'è l'allenamento e le sue sensazioni lo guidano con sicurezza fuori dai problemi dell'acido lattico e lui ha capito come evitare che questo crei problemi. E quindi ci siamo allenati? No, non è detto. Anche in questo caso, aver fatto un allenamento piuttosto che un altro non vuol dire molto, perché non abbiamo ben chiaro l'obiettivo, il punto d'arrivo e soprattutto la rotta. Fare qualcosa che stanchi o che non stanchi è come far andare una nave a vele spiegate, ma senza toccare il timone. Prima o poi tornerà al punto di partenza. Vabbè, ok, ma poi alla fine, che cosa c'entra tutto questo con l'acido lattico? Già. E allora questo primo capitolo di Acido Lattico Essenziale, la versione audiolibro, è terminata. Spero che ti abbia interessato. Magari qualche piccolo suggerimento c'è stato. Ci sono altri 11 capitoli da leggere o ascoltare. Per adesso da leggere, per ascoltare bisogna aspettare un po', perché l'audiolibro non è ancora pronto. Comunque ti ringrazio per l'ascolto, ti auguro ancora una volta buon anno e ci sentiamo presto. Ciao da Gianmario Migliaccio.